Ciao a tutti e bentornati su Fanat Gogo. Oggi andremo a vedere il Museo delle Navi a Ostia Antica, più che altro a Fiumicino, perché insomma è limitrofo, in cui ci sono stati trovati dei relitti di alcune navi, ma lo vedremo bene nel video. Poi successivamente in altri video vedremo anche la vicina necropoli, come vedremo anche il porto di Traiano. Vi do appuntamento al prossimo, niente spoiler per ora su questa intro, ma vi do appuntamento e alla visione del video. Ciao alla prossima, ciao a tutti! Il Museo delle Navi di Fiumicino è un tesoro nascosto che custodisce alcuni dei più importanti relitti del Mediterraneo. Situato nell'antico porto di Claudio e Traiano, il Museo delle Navi di Fiumicino si erge come custode di storie secolari, raccontate attraverso le imbarcazioni che un tempo solcavano il Tevere e i mari dell'Impero Romano. All'interno, il museo ospita 5 relitti principali, 3 imbarcazioni fluviali, una nave da trasporto marittimo e una rara barca da pesca romana, completa di un acquario centrale per conservare vivo il pescato. Questo luogo unico è stato realizzato proprio dove le navi sono state ritrovate, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e coinvolgente. I resti emersero durante i lavori per la costruzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci negli anni 50, rivelando non solo le navi, ma anche una parte del porto imperiale. Il Museo delle Navi non è solo una finestra sul passato, ma anche un simbolo della continuità storica di Fiumicino. Le condizioni ambientali hanno permesso che delle navi si conservassero le strutture del fondo, che furono sigillate dai depositi di limo e sabbia, determinati dal processo di interramento dell'intero bacino portuale. Grazie a tutti per la visione.